Io credo che il tentativo fosse proprio quello del tutto normale, dell'abituarci. Cominciamo queste trasmissioni alla RAI a chiuderle per un mesetto. Vediamo. Poi vediamo se la gente si abitua, non è mica scoppiato il mondo, si sopravvive anche senza. Noi abbiamo fatto ricorso e siamo tornati dopo 2 settimane di interruzione a parlare di politica. In fondo ci conviene anche un po', concorrenza sleale. E così chissà che non si crei il precedente anche per il dopo. E da una parte gli effetti già si vedono, trasmissioni critiche di approfondimento imbavagliate, telegiornali faziosi che diventano ancora più faziosi di prima. Quelli di Mediaset, l'ha scritto oggi il Sole 24 Ore, nelle ultime settimane hanno riservato il 75% dei loro spazi, complessivamente tutte e tre, al centrodestra e al governo. In Rai oggi c'è stata la multa al TG1, tardivo e timido modo dell'Agicom per dire che se n'è accorta che questa era una truffa, legare le mani all'informazione critica per scatenare da sola l'informazione faziosa che parla a quel 70% di italiani che forma le proprie opinioni soltanto attraverso la televisione. Dovremo anche un po' mettere agli atti chi se n'è accorto e chi no, chi ha protestato e chi è stato zitto, chi ha detto che se c'è stata la censura era solo colpa di uno. La censura crea il suo antidoto. Oggi il danno all'informazione per i cittadini in campagna elettorale è clamoroso e domani e dopodomani verificheremo che cosa è cominciato di antidoto, di alternativa a quella censura. Forse scopriremo che sono nati canali alternativi di informazione che usano le telecamere, ma non solo.